Pace a te, anche oggi siamo insieme e grazie siano rese al Signore perché possiamo metterci insieme dovunque ci troviamo. Questa è una grazia del Signore che oltre ad aver fatto tutto per noi, ancora si preoccupa di venire a trovarci dove siamo per parlarci dell'amore suo e di come può addestrarci per migliorare la nostra vita spirituale. Perché in realtà il suo grande amore per noi è per farci stare meglio. Lo scopo di Dio, di ogni ammaestramento, ogni insegnamento, ogni cosa che Lui cerca di inculcare nei nostri cuori, in realtà è per il nostro bene, perché noi abbiamo bisogno di quelle direttive che ci aiutano per vivere una vita migliore. L'amore di Dio non è soltanto quello che ha dato il Signore Gesù e Gesù stesso ha dato se stesso per noi sulla croce per riscattarci, ma l'amore di Dio continua ogni giorno addestrandoci per evitare di incorrere in pericoli che sono davanti a noi perché noi ci siamo dentro. I suoi buoni consigli ci servono per evitare che andiamo a cadere nei burroni che sono davanti ai nostri piedi, di andare a finire nelle spine che sono sul nostro cammino. Tutte le volte che ci avviciniamo alla parola del Signore, ha qualcosa da dire per il nostro bene. Alcune cose ci servono immediatamente ed altre vengono messe nei nostri archivi, nelle nostre memorie e al momento opportuno ci servono per evitare che prendiamo strade sbagliate, che poi per ritornare indietro è molto difficile e ci perdiamo per strada. Noi siamo sempre, come dice la sacra parola di Dio, delle pecore smarrite. Ognuno di noi seguiva o segue la sua propria via. Ma Dio cosa ha fatto? Ha mandato il suo figlio per essere colui che ci viene a cercare e cerca di andare davanti a noi anche quando è buio e non vediamo. Possiamo seguire la sua voce, perché la voce, anche quando non vediamo con gli occhi del nostro cuore, la sua voce ci fa da guida e veniamo fuori da situazioni avverse, scure, tetre, buie, nere, senza luce e senza speranza. Ebbene, prima che andiamo avanti, vogliamo insieme condividere e leggere insieme il Salmo 100, leggiamo dal verso 1 al verso 5. Frattanto prendi giusta posizione davanti al Signore, liberati dalle altre cose e crea una connessione diretta con il Signore, invocandolo su di te per dire: Signore, ora in questa ora io desidero che la tua parola porti una parola adatta per me, una parola, un pensiero può cambiare la tua vita in questa mattina, perché la parola del Signore è al di sopra di noi. I pensieri di Dio, tradotti in parole nella sua parola, sono alti per noi, ma quando si abbassano su di noi, essi trasferiscono il soprannaturale nel naturale ed energizza la nostra parte spirituale, intellettiva, la nostra parte di intelligenza viene ravvivata perché è una medicina che viene dal nostro creatore, una medicina che viene dal cielo. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra, dove ti trovi, comincia a lodare il Signore in cuor tuo,
Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Alleluia. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura di ognuno di noi. Alleluia. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, benediciamolo insieme, poiché il Signore è buono, la sua bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni età. Gloria al Signore. Riconoscete vuol dire nel senso di sperimentare, avere la completa certezza della verità. Il Signore Dio è una confessione che Yahweh, il Dio del patto con Israele, è il solo vero Dio. Ci ha fatti, benché indichi l'effettiva creazione di ciascun essere umano, questa espressione si riferisce alla creazione e alla benedizione di Israele come popolo di Dio. Come popolo di Dio e suo gregge. L'immagine del pastore indica spesso il re di Israele come anche il Signore, e raffigura la sua amorevole sollecitudine. Secondo il Nuovo Testamento, il Signore Gesù Cristo è altresì il pastore dei fedeli dell'era della Chiesa ed è il nostro buon pastore, che questa mattina, per lo Spirito Santo, Egli vuole parlare ai nostri cuori. Egli parla al nostro essere, basta che noi alziamo l'antennina della nostra coscienza, lo Spirito Santo va a fare solletico proprio lì per dare indicazioni come possiamo piacere a Lui. E mentre noi ci apriamo nella Sua presenza, mentre noi tiriamo fuori l'antennina come quelle radioline di una volta per captare i segnali che vengono dal cielo, alziamo il nostro cuore verso di Lui, perché lo Spirito Santo possa trovarci pronti per udire, pronti per dire: Signore, parla, poiché il tuo servo ascolta. Signore, parla, poiché la tua serva ascolta. Questa predisposizione permette a Dio di operare nella tua vita questa mattina. Non ci vuole tanto, ci vuole la predisposizione del cuore nel dire: Signore, io sono aperto davanti a te. Signore, io sono aperta davanti a te. Spirito Santo, vieni nella mia vita perché io voglio sentire che tu parli al mio cuore. Io ho bisogno di direttive, io ho bisogno di incoraggiamento, io ho bisogno di conoscere meglio il piano della tua volontà per me, io ho bisogno di sentire la tua voce ancora questa mattina. Gloria al Signore. Molte volte, quando noi udiamo, dobbiamo solo dare delle risposte. Quel giovane Samuele non conosceva la voce di Dio, ma ad un tratto, quando gli fu data la risposta, come incominciò a sentire che il Signore voleva parlare, stava parlando: parla, che il tuo servo ascolta. Sai, noi dobbiamo dare un'occasione a Dio oggi. Dai un'occasione al Signore. Digli già fin da adesso: Signore, parla, perché io ti ascolto. Diglielo col cuore. Diglielo. Mettiti tranquilla davanti a Lui, mettiti tranquilla, è inutile scappare per poi non ricevere nulla. Posizioniamoci nella giusta posizione, digli con tutto il cuore: Sore, parla Signore, perché io ti ascolto.
Parla, Signore, perché la tua serva ascolta. Parla, Signore, perché il tuo servo ascolta. Prima che andiamo avanti, predisponiamo i nostri cuori, perché con il cuore predisposto, allora non è un tempo perso, ma è guadagnato, perché il Signore ti dà direttive, come ti dà la strategia da seguire la strada che hai davanti a te, ti dà la strategia come affrontare il momento particolare che stai vivendo. Mi viene in mente come durante il percorso del mio cammino, quando ero sul lavoro, avevo tanti problemi, ma il Signore mi aveva abituato il martedì sera alla preghiera, mi dava le risposte che avevo bisogno, mi dava le strategie che dovevo seguire durante il percorso della settimana. Per me era come andare alla serata di preghiera e come una consulenza speciale. Egli mi dava le direttive come affrontare quei problemi che nessun consulente mi poteva essere di aiuto, perché egli è il miglior consulente che esiste. Io credo che tu hai bisogno anche di alcune risposte come affrontare quelle cose che ti sono davanti. Ebbene, l'occasione è buona, perché se tu chiedi al Signore, ora, mentre siamo nella sua presenza, Signore, parla che io ascolto, egli non solo ti dà parole di incoraggiamento, ma ti dà anche le direttive come passare attraverso questo momento particolare. Nessun consulente al mondo può darti buoni consigli che Dio, per lo Spirito Santo, dà direttamente al tuo cuore, e lo vuole fare questa mattina, perché tu alla fine puoi dire: oggi il Signore mi ha parlato attraverso una parola che è stata letta nella parola del Signore, ha parlato al mio cuore e mi ha dato indicazioni come devo fare per uscire fuori da questo momento particolare, da questa difficoltà che ho davanti a me. Perché Egli ci dà le strategie. La parola del Signore ci dice questo: quando Davide aveva da affrontare, questi sono esempi che ci aiutano, quando Davide doveva affrontare le grandi battaglie della sua vita come re e come condottiero di popolo, egli andava dal Signore per consultarsi, e il Signore gli diceva: vai, fai così. Una volta gli ha detto vai, e poi gli ha detto fermati, adesso vai dall'altra parte, perché il Signore conosce tutte le strade che tu devi seguire. Sorella, questa mattina, frate, questa mattina il Signore ti vuole dimostrare come ti è di aiuto e come ti vuole far conoscere che Lui è il consigliere ammirabile per esserti di aiuto nelle direttive che tu hai bisogno. Tien presente che tutti i consulenti di questo mondo non hanno nulla a che vedere come una consulenza che viene dallo Spirito Santo al tuo cuore, perché quelli che ti circondano, la buona parte, non ti consigliano per il tuo bene. Ce ne sono molti che sono gelosi e che non ti danno consigli che tu possa progredire, perché la gelosia ha preso il loro cuore. Ma Dio, quando ti dà una consulenza, te la dà per il tuo bene, perché Lui vuole solo ed esclusivamente il tuo bene. Andiamo a Lui con tutto il cuore, chiediamoglielo, preghiamo insieme. Chiudi gli occhi nella Sua presenza, apri il cuore e parliamo apertamente con questo grande Dio che è presente dove sei tu, dove sono io, che è qui per esserci di incoraggiamento e ci vuole dare le direttive che noi abbiamo bisogno. Signore, Padre Dio, veniamo a te tutti insieme in questo giorno, perché lo Spirito Santo possa operare in lungo e in largo. Insieme ti diciamo: Spirito Santo di Dio, sì, invadi i nostri cuori, invadi i nostri sentimenti, sì, vieni con la tua divina presenza nella nostra vita.
Sì, influenza la nostra mente, il nostro cuore, che l'influenza della tua presenza possa influenzare i nostri sentimenti per demolire tutto quello che non serve e far crescere e sviluppare ogni buon consiglio che tu vuoi dare al nostro cuore in questo giorno mentre siamo nella tua presenza. Signore, ti presentiamo ancora in questo momento quanti hanno dei bisogni particolari. Fa che in questa ora che siamo nella tua presenza tu possa operare per la gloria di Gesù Cristo, perché quando noi ci raccogliamo intorno a te, Signore, come nostro buon Padre, tu hai sempre delle cose da poterci offrire, dare e rispondere ai nostri bisogni. Ti presentiamo, Signore, quanti hanno dei bisogni particolari. Mentre li espongono davanti a te, Signore, rispondi per amore di Gesù Cristo tuo Figlio e guida questo culto in tutto, nei cantici, nell'amministrare la tua parola, che l'unzione dello Spirito Santo, sì Signore, svuota il mio essere di ogni cosa, svuotami, girami sotto sopra, influenzami con lo Spirito tuo Santo, ungi la mia bocca, ungi il mio cuore, ungi la tua parola e rispondi ai bisogni di ogni tuo figlio che è davanti a te insieme in questa grande sala, in questa grande tenda dove lo Spirito Santo aleggia per parlare, per operare. E grazie Signore perché Egli non parla soltanto, non opera soltanto, ma produce segni, prodigi e miracoli, perché la tua parola ci incoraggia nel dire che non è per forza né per potenza, ma è per lo Spirito mio, ti dice il Signore in questo giorno, che Egli opera, alleluia, ed Egli vuole operare nella tua vita, nella misura che tu ti apri a Lui, dicendogli ancora una volta, Spirito Santo, sono in tua presenza, sono aperto col mio cuore, con le mie braccia, con tutto il mio essere, parlami Signore, perché oggi voglio ubbidirti con tutto il mio cuore, voglio iniziare un cammino di ubbidienza insieme con te. Te lo chiediamo tutti insieme, Signore, sì, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Gloria sia resa al Signore. Vogliamo insieme cantare un bel canto, che è il 474, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e le altre cose vi saranno sopraggiunte. Gloria al Signore. Andiamo a Lui con tutto il cuore. Cerchiamo le cose che riguardano la nostra salvezza e le altre cose sono già a portata di mano. Alleluia. Cantiamolo insieme. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto sarà sopraggiunto. Alleluia, 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 alleluia.
Gloria al Signore, alleluia. Quando noi lodiamo il Signore, alleluia, vuol dire lode a te, Yahweh, lode a te, Gesù, lode a te. Sì, onoriamo la divinità di Cristo, la divinità di Dio per lo Spirito Santo. C'è un bel canto che dice alleluia, del numero 563. Se hai il libro dei Cantici, lo puoi cercare. Se non ce l'hai, chiedicelo. Ma noi vogliamo che tu possa cantare le lodi al Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Lodiamolo col cuore. È facile anche per te. Comincia a esprimere il tuo alleluia verso il Signore dei Signori, il Re dei Re. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Signore. Signore, alleluia. Vogliamo continuare a lodare il Signore Gesù Cristo con un canto che dice Gesù meraviglioso, ed è il numero
6, 9, 1. Gesù è meraviglioso. Che vuol dire la parola meraviglioso? Sono andato a cercarlo più volte, è qualcosa inspiegabile. Gesù è inspiegabile, è meraviglioso quando cominci ad avere un contatto con Lui per mezzo dello Spirito Santo, è meraviglioso e basta, non ci sono le spiegazioni, perché Egli supera la possibilità di spiegarlo. È troppo grande, è troppo meraviglioso, è troppo bello, è troppo speciale. Per lo Spirito Santo Egli fa opere potenti mentre noi lo adoriamo con tutto il cuore e gli dichiariamo: Gesù, tu sei meraviglioso, nessuno è pari a te. Oh Gesù meraviglioso, sei l'unico nel mondo per me. Alleluia. Quando noi abbiamo Gesù come primo di tutto nella nostra vita, allora cominciamo ad sperimentare la sua grazia che si riversa nel nostro cuore. Cantiamolo insieme questo bel canto. Alleluia. Oh Gesù meraviglioso. Gloria al tuo nome, Signore. Lo vogliamo ripetere e glielo dici con tutto il cuore, indipendentemente che non riusciamo a seguire forse perché è un po' svelto, ma le parole sono importanti. Dal canto tuo, dal canto mio, ogni parola diciamo: sì Signore, tu sei meraviglioso, sì tu sei meraviglioso. Non ha importanza se seguiamo il ritmo, è importante che tu ed io col cuore gli diciamo: sì, tu sei meraviglioso Signore, tu sei l'unico nel mondo per me. Questa dichiarazione di fede facciamola con tutto il cuore mentre lo cantiamo un'altra volta, anche se non segui, ti voglio ripetere, ma diglielo col cuore nel dire: Signore, sei l'unico nel mondo per me, alleluia, e ti accosti a Lui con tutto il cuore. Cantiamolo insieme e fai questa professione di fede verso di Lui per dire: tu sei meraviglioso, Signore, nessuno è pari a te, alleluia, gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Sei l'unico nel mondo per me, oh.
Alleluia. Spesso ti devi mettere proprio così davanti al Signore. Oh Gesù, tu sei meraviglioso, Signore, nessuno è pari a te, proprio da non lasciare spazio ad altri pensieri. Un collegamento pressante verso di Lui per dire: Signore, tu sei meraviglioso, io ti lodo, io ti benedico, io ti adoro, io ti ringrazio, io ti innalzo perché tu sei il mio Dio e ti voglio glorificare. E vedi come, quando lo fai con tutto il cuore, prima sembra che non hai la voce e poi ti esce una voce forte, intuonata, che ti sorprende, perché quando ci metti il cuore per dire al Signore quello che vuoi dire, c'è il soffio dello Spirito Santo dentro alla tua voce, perché viene fuori dal cuore e lo Spirito Santo non può restare in silenzio dentro alla tua vita, perché Lui vuole glorificare Gesù. Alleluia, insieme con te. Sai che Gesù ha detto: Egli mi glorificherà, Egli prenderà del mio e ve l'annuncerà. Ci trasferisce il concetto ai pensieri di Dio nella nostra vita. Ma Egli mi glorificherà vuol dire anche che quella piccola parte che è dentro di noi vuole glorificare Gesù, si accompagna con il nostro essere e rafforza la nostra voce. I nostri sentimenti vengono impregnati della presenza dello Spirito Santo ed ecco che ti esce, quando lo fai con tutto il cuore, esce una voce vigorosa e ti accorgi che c'è del soprannaturale perché tu lo stai facendo con tutto il cuore. Questo vuol dire lodare il Signore con tutto il cuore. Egli fa sprigionare una forza nuova, mette un carburatore speciale, come quelle macchine che con un carburatore arrivano fino a 80 km orari, ma quando fai per accelerare a 90, parte il secondo carburatore, è come se stessi appena partendo, non sente il peso che è già arrivata a 80, arriva a 170 come se nulla fosse, perché si accende il secondo carburatore. Quando noi lodiamo il Signore con tutto il cuore, si accende, per così dire, nella nostra vita il carburatore della potenza dello Spirito Santo che ci accompagna, che si inserisce nel nostro essere, perché noi siamo un tutt'uno con il Signore. Non è il Signore qui e noi un poco qua, come se ci fosse un separé, come se ci fosse un foglio di pellicola d'alluminio che ci separa. Questo è il suo reparto, questo è il nostro reparto. Siamo un tutt'uno con Lui e quando noi ci mettiamo il cuore, alleluia, Lui invade il nostro essere, ci potenzia e arriva il nostro messaggio a pieno, a squarciagola davanti al Signore. C'è un altro bel canto che dice: Magnifico, 801, magnifico, lo vogliamo cantare insieme, poi adoriamo il Signore. Impara ad adorare il Signore, mettici il cuore quando chi è pari a te, chi ha dato un posto agli astri in cielo, alleluia, cantiamolo insieme.
Non te ne stare seduto calmo, non te ne stare seduta calma. Mi ricordo in questo momento che c'è un amico qui a poca distanza che stava sul divano mentre ascoltava ed è uno che non frequenta la chiesa. E allora mentre cantavamo erano cantici orecchiabili, non riusciva a stare fermo. Allora faceva anche lui così, cantava con la mano, e una sua amica che era a casa, quando ha visto che aveva lasciato la compagnia per lodare il Signore con tutto il cuore, gli fece una foto e me la mandò, disse: avete acquistato un altro cliente nel nostro paese, gloria al Signore. Quando senti nel cuore di lodare il Signore, non ti lasciar condizionare se c'è qualcuno vicino a te. Estraneati a quelli che sono intorno e mettiti a lodare il Signore, perché questo atto di fede crea tanto benessere nella tua vita, crea tanto benessere nell'ambiente dove tu sei, perché quella voglia di lodare il Signore che è unta dallo Spirito Santo invade il tuo cuore in un modo potente e invade l'area dove tu sei. Porta, trasporta la presenza di Dio dove tu sei mentre tu lo lodi. Perché? Tu mi dici perché? Ti dico perché. Perché al Signore piace la lode. Lo Spirito Santo piace la lode. Quando tu in piena semplicità ti metti a lodare il Signore, Lui non può passare oltre, si deve fermare. Alleluia, perché Egli recepisce che tu hai la voglia di lodarlo e Lui non può non partecipare nel tuo cuore, perché quella voglia è nota al Signore ed Egli si dirige verso di te e ti fa sentire che c'è qualcosa di speciale mentre tu lo lodi, perché tu stai offrendo inconsapevolmente un sacrificio di lode, sì. Lui ci prende all'improvviso, Dio fa le cose in un modo speciale. Dio non ci fa programmare certe cose nella nostra vita, li programma Lui. Quando noi ci troviamo nel contesto di quello che piace a Lui, Lui fa quello che deve fare. Per esempio, sa quanta gente non vorrebbe figli? Ma perché lo fa? Perché fanno un'altra cosa. E arriva il figlio. Quando noi lodiamo il Signore, inconsapevolmente, lo Spirito Santo agisce
perché la sua parola, leggiamola così ti rendi conto di che cosa parliamo. Leggiamo insieme in Ebrei capitolo 13, verso 15. Anche quando tu non vai in chiesa, anche quando tu di religione non ne capisci, anche quando tu non hai studiato, non hai fatto nessuno studio particolare, non sai niente di teologia, meno male che Dio è così. Per mezzo di Lui dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Sai che quando anche inconsapevolmente tu lo fai, lo Spirito Santo non può passare oltre, perché tu stai facendo qualcosa in semplicità, con tutto il cuore, e lo Spirito Santo, che conosce il tuo cuore, perché sa che lo fai in semplicità, perché Lui non guarda il grado di studio che hai fatto, Lui non guarda se sei un maestro di religione, se sei un religioso, se sei un ipocrita, Lui guarda se il tuo cuore corrisponde a quello che è la misura che Lui vede. E quando tu ti metti a lodare il Signore, che lo fai col cuore, ti estranei alle altre cose, quello vuol dire che tu hai convogliato la tua attenzione verso il Signore e Lui è lì che ti sorprende, è lì che ti fa sentire che qualcosa sta succedendo, è lì che ti può salvare, è lì che ti può guarire. Mi viene in mente un grande uomo che lavorava sulla nave e lavorava alla radio ed era uno bravissimo, che portava avanti poi la radio nazionale svedese, e quando si trovò su questa nave, in altri stati come la Svezia, l'Olanda, negli Stati Uniti, ci sono dei cantici evangelici che li cantano nel mondo, come When the Saints Go Marching In e così via, quando i santi entrano dentro nella città di Dio, e c'era un missionario sulla nave che gli chiese, dato che suonava e cantava bene, se avesse voluto cantare due cantici, perché lui voleva fare una piccola riunione in mezzo a tutta quella gente. E questo giovane gli disse: no, no, non sono interessato a cantare questi cantici. Li conosco, ma non li voglio cantare. Poi ci ripensò e disse: però potevo fare questo piacere a questo missionario. Tornò, girò e andò, disse: se vuoi fare la riunione, io li canto due cantici. Gloria al Signore. E così esprimeva con tutto il cuore quello che stava cantando, perché realmente sapeva cantare bene, sapeva suonare bene, perciò lo aveva chiamato il missionario che lo conosceva. E tutto a un tratto, mentre cantava il canto, il Signore lo salvò. Non finì neppure il canto, perché il suo cuore si aprì alle parole che cantava. Quando dico lo Spirito Santo non può passare oltre, quando tu sei nella condizione che piace a Lui. Mentre tu lo lodi col cuore, ti estranei a quelli che sono intorno a te e dirigi il tuo cuore verso quello che si sta dicendo per onorare il Signore. Il Signore onora te con la sua presenza, perché ti fa sentire, ti fa avvertire la sua voce, ti fa sentire la sua presenza, ed è lì che Egli opera in un modo straordinario, ti salva, ti guarisce, opera nella tua vita in un modo speciale, perché Dio coglie l'attimo. Quando il tuo cuore si apre, quell'attimo per Lui è importante, quell'attimo Egli opera in un modo speciale, e quell'attimo che giunge la sua divina presenza, il suo Santo Spirito, che tocca il tuo spirito, ed ecco che la scintilla della nuova vita si riversa dentro di te e il Signore ti salva. Aspettati che il Signore lo fa. Quando senti che hai
il desiderio di lodare il Signore insieme con le parole che si sta lodando il Signore, fallo col cuore. E quando tu nella semplicità lo fai, Dio ti benedice e vedi l'opera di Dio che lo fa in un istante. Lui non ha dei regolamenti come i religiosi. Lui opera alla grande quando il nostro cuore si apre a Lui. Cantiamo un altro bel canto che dice: Gesù ti adoriamo, e poi preghiamo insieme al Signore. Gesù ti adoriamo. Comincia a provare già, perché Egli lo fa adesso mentre sei nella Sua presenza. Ti adoriamo proclamandoti Re. Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con lodi noi ti esaltiamo, di lodi un trono. Il trono del nostro cuore diventa il trono dove Lui si siede nel momento che noi facciamo salire la lode dal nostro cuore. Cantiamolo insieme, cantalo col cuore, estraneti a quelli che sono intorno e lodalo col cuore. Vedi, il Signore ti salva ora, mi mandi un messaggio per dire: il Signore mi ha salvato, ho sentito la presenza di Dio nella mia vita. Alleluia. Alleluia, gloria al Signore, lo vogliamo invitare con tutto il cuore nella nostra vita? Vieni a regnare su di me, Signore, alleluia. Vogliamo pregare insieme il Signore? Che Egli continui a parlare ai nostri cuori mentre siamo insieme, che lo Spirito Santo ti possa benedire, che lo Spirito Santo possa parlare al tuo cuore, che lo Spirito Santo ci possa incoraggiare. Sai, lo Spirito Santo aleggia proprio dove sei tu, vuole penetrare nella tua vita man mano che tu ti apri a Lui, man mano che sorge il desiderio per dire: io voglio fare un'esperienza con te. Man mano ti apri con parole dolci, tu lo inviti nel dire: vieni nella mia vita, ti desidero, ti voglio, voglio fare un'esperienza nuova con te, Signore, adesso, mentre io sono davanti a te, Spirito Santo di Dio. Preghiamo insieme. Signore, veniamo in tua presenza, già ci siamo, ma veniamo a te con tutto il cuore. Ci apriamo, indirizziamo le richieste del nostro cuore verso di te, sgomberiamo qualsiasi altro pensiero che cerca di ostacolare dall'avere comunione con te, Signore. Noi forziamo la nostra mente nella direzione giusta, mettiamo a bada ogni altro pensiero per elevare te, per elevare il nostro cuore verso di te, per poterti lodare, per poterti benedire,
per poterti glorificare, Signore. Alleluia, perché la tua presenza è forte ed è reale in mezzo a noi e noi ti invochiamo, Signore, perché tu possa operare in favore di ogni fratello, di ogni sorella, che siamo insieme nella tua presenza, che tu possa rispondere, Signore, al desiderio di colui, di colei che desidera la salvezza, che tu possa rispondere, Signore, a colui, a colei che desidera il battesimo nello Spirito Santo, che tu possa rispondere, Signore, a colui, a colei che desidera iniziare un cammino di santificazione, di separazione dal mondo per dedicarsi completamente alla ricerca del piano della tua volontà per la sua vita. Signore, ti presentiamo quanti desiderano uno spirito di consacrazione a te, un desiderio profondo di appartenere a te, un desiderio profondo di voler fare meglio la tua volontà, un desiderio profondo di confessare il proprio peccato, un desiderio profondo di venire al banco dei penitenti, un peccatore penitente che ti chiede perdono nel dire: Signore, sii placato verso me in questo momento, perché io voglio essere salvato, voglio sentire la gioia della salvezza nella mia vita. Signore, per quanti desiderano di non perdere la presenza dello Spirito Santo nella loro vita, Signore, noi li presentiamo a te, Signore. Per quanti chiedono a te, Signore, non rigettarmi dalla tua presenza, perdonami, ma dammi lo Spirito tuo Santo. Per quanti desiderano un'unzione dello Spirito Santo per servirti, per quanti desiderano un'unzione speciale per camminare con te, per quanti, Signore, hanno dei doni speciali che tu hai messo nella loro vita, risveglia in questo momento il dono che tu hai dato ad ognuno e che possa venirne fuori il gigante che tu hai messo in ogni cuore che desidera fare la tua volontà. Signore, ti chiediamo tutte quelle cose che appartengono al tuo regno. La tua parola ci dice di cercare prima il regno dei cieli, prima il regno di Dio, prima le cose che riguardano la salvezza, prima le cose che dobbiamo avere rapporto con te, perché le altre, Signore, sono nel patto che tu hai fatto insieme con noi. Le altre tu ce le farai sopraggiungere, non abbiamo bisogno di chiedertele, abbiamo bisogno di convogliare la nostra attenzione in questa ora, di cercare la salvezza, di cercare il battesimo nello Spirito Santo, di cercare la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Signore, incoraggiaci a cercare la tua faccia, perché le altre cose tu le fai misteriosamente, li fai anche mentre noi dormiamo, tu operi sempre, tu sei creativo, tu aggiusti le nostre ossa, le nostre gambe, le nostre menti, i nostri cuori mentre noi riposiamo. Quello che è importante, Signore, è che in questa ora noi cerchiamo tutte le cose che appartengono al tuo regno, perché tu, Signore, vuoi fare una distribuzione anche ora delle altre cose, mentre siamo nella tua presenza, perché lo Spirito tuo Santo aleggia in lungo e in largo e porta risposte ai cuori che desiderano prima di tutto le cose che riguardano il tuo regno. Signore, facci avvicinare a te, non farci perdere tempo intorno a cose che tu già ci hai dato e ci hai fatto sovrabbondare. Fai impegnare il nostro tempo, la nostra passione, il nostro cuore nella giusta direzione, cercare prima la salvezza per chi ha bisogno della salvezza. Signore, ti chiediamo insieme, salva, salva quanti desiderano e che non conoscono la salvezza, che non l'hanno sperimentata. Signore, in questo momento salva coloro che desiderano essere salvati. Signore, sì sì, io voglio pregare per te che desideri la salvezza. Sì,
Forse hai sentito parlare di questa grande salvezza, degli apostoli che lo hanno annunciato, che il Vangelo ne parla e non l'hai mai sperimentata. Se tu la desideri in questo momento, prega insieme con me. Voglio pregare per te questo momento. Alleluia. Di insieme con me poche parole. Signore Gesù, io ti chiedo perdono che fino adesso non ho mai chiesto la salvezza. In questo momento, Signore, ti chiedo di salvarmi, sì, ho bisogno di essere salvato, ho bisogno di essere salvata, Signore, ho bisogno ed è urgente più che mai, Signore. Ti chiedo perdono per i miei peccati, invoco il tuo sangue prezioso che mi lavi, ti chiedo di venire nella mia vita e per lo Spirito Santo cambiare il mio cuore. Da questo momento, Signore Gesù, ti do il mio cuore, alleluia, e camminerò con te fino alla fine dei miei giorni, fino all'ultimo respiro della mia vita, perché con te sono certo che arriverò a destinazione. Signore, ti ringrazio che oggi hai portato salvezza al mio cuore. Oggi sei passato davanti a me. Sei passato davanti a me come sei passato davanti a Zaccheo. Sei passata davanti a me come la donna che ti ungeva i piedi con l'olio. È la tua voce che arriva oggi. La salvezza è entrata nella tua casa, sorella. Oggi la salvezza è entrata nella tua casa, fratello, perché Cristo salva per la fede. È un atto di fede. Egli opera in tuo favore, proprio ora dove tu sei. Puoi gioire perché Cristo è presente dove sei tu per lo Spirito Santo e da questo momento la tua vita cambia sapore. Vedrai come lo Spirito Santo ti ricorda da questo momento che tu hai iniziato un cammino nuovo con Lui. Cominci a sentire il benessere della presenza dello Spirito Santo nella tua vita. Perché Dio è all'opera ed egli soffia col suo Santo Spirito per salvare, per liberare, per dare libertà interiore. Alleluia. Salvezza completa perché Cristo è venuto come Salvatore del mondo ed ha salvato te oggi perché egli è il grande Salvatore. Alleluia. Mandato da Dio, venuto per noi. E noi lo vogliamo lodare. Signore, grazie. Grazie per quello che tu hai fatto in questo giorno e che continui a fare mentre siamo nella tua presenza. Ti vogliamo lodare, benedire e glorificare. Alleluia. Amen. Amen. Cantiamo insieme il cantico 882 che dice: Apri i cieli su noi. Alleluia. Che la benedizione di Dio possa scendere su ciascuno di noi, su di te. Sì, perché hai bisogno di una benedizione che Lui ti vuol dare nella misura che tu ti apri a Lui. Gloria a te, Signore. Alleluia. Sulla tempesta tu ci salverai.
Signore, alleluia, alleluia. Ed ora sento nel cuore di volerti benedire con la parola del Signore, perché la parola del Signore è soprannaturale. Quando la sua parola penetra nella tua vita, essa fa quello che dice, perché è attiva. Il tuo cuore è come un campo. Il seme della parola che scende dentro, è la parola di Dio sovrannaturale, produce quello che dice. E c'è la benedizione che dice Dio di mandare sul popolo, sulle persone, sui figli suoi, e si trova in Numeri 6:24. Dio ha detto: quando tu farai così, io li benedirò, alleluia. E la sua parola dice questo, la sua parola è soprannaturale. Tu la ricevi come sua parola, essa dentro di te porta quello che dice, perché è parola di Dio. Egli ha detto: quando tu farai così, io lo benedirò. E io lo faccio per te ora, perché la parola del Signore penetri nel tuo cuore. Io faccio quello che dice il Signore e tu ti apri per riceverlo, perché la sua parola cambia la tua vita. E il Signore ti benedica e ti protegga. Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. Alleluia. Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace, la shalom di Dio, la pace che fa tacere ogni cosa che vuole ostacolare la pace di Dio nella tua vita. Così metterai il mio nome sui miei figli ed io li benedirò. Alleluia, grazie Signore che tu sei pronto a benedire per confermare la tua parola ad ognuno che dice: Signore, io ricevo la tua benedizione in questo momento. Grazie Signore, perché tu sai agire in un modo potente con la tua parola e noi ti vogliamo lodare. Alleluia, grazie. Grazie per tutto quello che tu metti nel mio cuore per il bene dei tuoi figli. Signore, grazie, grazie, grazie. Alleluia, gloria al Signore. Ed ora vogliamo cantare un bel canto prima che passiamo alla parola del Signore che dice: io vedo il Re. Sì, lo vediamo in azione nella nostra vita e ancora di più. Lo vedremo perché
lo incontreremo. Qui lo vediamo per le azioni che Egli compie nella nostra vita, ma un giorno lo vedremo faccia a faccia. Gloria al Signore. Cantiamolo insieme e poi andiamo avanti con la parola del Signore. Gloria a te, Signore. Ti benediciamo, Signore. Ti benediciamo. Alleluia. La gloria di Dio riempie il Tempio. Il primo Tempio che riempie è il nostro cuore. Se il tuo corpo è il Tempio dello Spirito Santo, il primo Tempio che riempie
è il tuo corpo, ripieno dello Spirito Santo. Se non è pieno adesso qui, difficilmente vedrai il Tempio pieno quando andrai dal Signore, perché è il primo che deve essere pieno, deve essere il nostro corpo che è il Tempio dello Spirito Santo. La gloria di Dio riempie il Tempio, vuol dire che la gloria della presenza dello Spirito di Dio riempie il tuo cuore, che non è solo la salvezza ma anche il battesimo, l'immersione totale del tuo essere nello Spirito Santo che lui sguazza dentro di te, alleluia, e rinnova, ravviva i tuoi sentimenti, rinascono, vengono rigenerati, sentimenti puri prodotti dalla presenza dello Spirito Santo nella tua e nella mia vita. Quando dico la tua, è inclusa la mia, perché parlo con te, dico la tua, ma è sottointeso che la mia ha la stessa necessità della tua, sempre, sempre, sempre. Perché il Signore non ha riguardo alla qualità delle persone, le regole divine sono uguali per tutti. Da noi c'è scritto la legge uguale per tutti, ma la fanno tutta come vogliono loro. Dio invece la legge è uguale per tutti, egli non ha riguardo alla qualità delle persone, ma tutti quelli che si mettono in quella posizione, il Signore benedice, opera e riempie il nostro cuore. Vogliamo pregare il Signore che la parola possa parlare ai nostri cuori, che la parola ci vuole essere di aiuto, perché noi prendiamo delle direttive secondo i nostri pensieri. Quando leggiamo la parola del Signore ci dà le direttive secondo il pensiero di Dio, che quello è migliore, quello è quello che ci aiuta a venire fuori da situazioni difficili, e lui ci tira fuori quando noi cominciamo a seguire le direttive che lui ci dà. Perciò preghiamo insieme. Pregare vuol dire che noi ci apriamo per dire: Signore, parlaci attraverso la tua parola, e noi ci predisponiamo a dire: sì Signore, mi hai dato un bel consiglio stamattina. Quando qualcuno ci dà un consiglio buono, dice: grazie, mi è piaciuto questo consiglio, ora lo metto in pratica. Se noi restiamo come siamo prima, allora non abbiamo capito niente. Ma io credo che il Signore ci aiuta in questo. Preghiamo che Egli ci aiuti. Signore, veniamo a Te insieme e Ti diciamo: fa che i Tuoi consigli trovino spazio nel nostro cuore e trovino il desiderio di volerli applicare nella nostra vita per vedere i risultati che vengono fuori. Perché con Te, Signore, siamo certi che Tu mantieni la Tua parola quando noi diciamo: sì Signore, voglio fare come hai detto, la nostra obbedienza ti permette di operare nella nostra vita, e noi ti vogliamo ringraziare tutti insieme, Signore. Alleluia, amen. Grazie Signore, grazie Signore. Cerchiamo prima il Regno dei Cieli. Sai che questo verso lo conosci da tanti anni? Quanti anni che lo hai sentito? Pure io. Ma è meglio quando una cosa la sappiamo già. Così riflettiamo e diciamo: questa cosa la so già, ora voglio comprendere che cosa ha da dirmi questa mattina questa stessa parola che io già so. Leggiamola insieme in Matteo capitolo 6, verso 33. Che bello, Signore, grazie. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più o sopraggiunte. Qui ci sono le condizioni per le benedizioni di Dio. Quando lui ci dice qualcosa, ha in mente un'altra cosa che vuole fare.
Noi siamo abituati, infatti questo deriva proprio dal fatto che Gesù ha detto che tutti cercavano questo, quello, così facciamo pure noi. E il Signore ci vuole dire un'altra cosa. Se il Padre vostro, la logica di Dio, se il Padre vostro sa quello che avete bisogno, ve li dà senza che glieli chiedete. Ma se voi vi impegnate a cercare le cose che lui già vi dà, le cose del regno di Dio, dove le mettete? Il Signore ci dice, cercate prima il regno dei cieli. Questa è la condizione, perché le altre cose ci penso io. Facciamo conto che io sono un impresario. Tu vieni a lavorare con me e mi chiedi degli attrezzi per lavorare con me. Ti vedo di buona volontà. Quando tu mi cominci a chiedere la pala, il martello, i chiodi, perché vuoi lavorare, io di conseguenza devo pensare che se tu lavori, oltre a darti quello che hai bisogno per lavorare, arriva l'ora di mangiare, ti devo far mangiare. Arriva l'ora che hai delle necessità, perché se sono buono, ora se Dio ci dà le condizioni e noi li seguiamo, allora vediamo. Se invece noi diciamo, prima di cominciare, come quelli che vengono, chiedono lavoro, anziché di dire che devo fare, e poi ti faccio vedere come lavoro, ti dicono quando mi dai, ma io non so che cosa sai fare. Dammi questo, dammi quello, dammi quello, e ancora non hai fatto neppure mezz'ora di lavoro. Che risultato? Noi, Dio la pensa come noi. Se invece noi ci impegniamo a cercare prima le cose che Lui ci indica di cercare, le altre cose, questo è un patto che Dio ha fatto. Ogni parola di Gesù è un patto che lui tiene. Ci sono le condizioni per le benedizioni di Dio. I suoi interessi prima, cercate prima i suoi interessi, ma che porta salvezza a noi. Quando noi cerchiamo prima le cose del regno di Dio, sono le cose che riguardano la nostra salvezza, il nostro rapporto con Lui, il nostro stare con Lui, il nostro avere comunione con Lui. Le altre cose sono sopraggiunte. Questa è la garanzia per tutte le nostre provvisioni o gli approvvigionamenti. Questo è come il suo patto per noi. Tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Noi o crediamo o non crediamo. Questa è la parola di Dio. O la crediamo o non la crediamo. Se noi portiamo sempre il biglietto delle cose che ci servono e non cerchiamo le cose del regno di Dio, non siamo allineati con quello che dice Dio. Stiamo cercando quello che Dio non ha detto che ci dà. Ha detto che quelle sono tutte cose che ce li dà. Però vuole che noi impegniamo l'attenzione del nostro cuore nel cercare prima tutte le altre cose sono sopraggiunte. Leggiamo insieme alcune espressioni che ci aiutano. Il regno dei cieli fa riferimento alla sfera della nostra salvezza. Egli
ci sta esortando a ricercare la salvezza, alla quale tutte le altre cose sarebbero state sopraggiunte. La piena cura e provvidenza di Dio non ci farà mancare nulla delle cose che noi abbiamo bisogno. Noi dobbiamo convertire il nostro modo di agire con il Signore. Guardiamo in Filippesi capitolo 4 verso 19. Filippesi 4, 19. Il mio Dio, dice qui la parola del Signore, provvederà a ogni vostro bisogno, ma è lo stesso Dio, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Qui la parola del Signore fa riferimento altresì agli altri eventuali fabbisogni materiali che possono insorgere a causa della nostra dedicazione a Dio. È chiaro che se noi ci dedichiamo a Dio e cerchiamo le cose del regno di Dio, e svolgiamo e impegniamo i nostri talenti per servire il Signore, tutto questo insieme che siamo così portati a cercare, a collaborare con Dio, a fare meglio la sua volontà e così via, qualsiasi cosa insorge che ne abbiamo bisogno, anche se investiamo nel campo del Signore i talenti che noi abbiamo, secondo la sua gloriosa ricchezza, Dio si fa carico di provvedere a tutto. Noi dobbiamo pensare una cosa, sorelle e fratelli, o crediamo alla parola di Dio o non crediamo. Perché se noi facciamo sempre il contrario di quello che dice la parola del Signore, vuol dire che noi non abbiamo allineato la nostra volontà con la volontà di Dio. Noi dobbiamo convertirci prima di conoscere il Signore. Ragionavamo in un modo, ma noi che conosciamo il Signore abbiamo stretto la nostra volontà nella sua, sia fatta la tua volontà. La volontà di Dio viene espressa nelle dichiarazioni che troviamo nella sua parola. Dio fa prosperare coloro che si muovono nel modo che Dio dice. Perché se noi crediamo e facciamo, Dio non ci lascia per strada. Nelle sue infinite risorse e non lesinando le sue ricchezze. Se noi mai decidiamo di muoverci così, staremo sempre in un'altra fascia, in una fascia sottostante, come figli di Dio, che facciamo i pezzenti. Dio ci vuole dire che una volta che siamo passati ad essere figli suoi, lui vuole il nostro bene. I suoi consigli che ci dà vanno presi seriamente e quando lui dice tu ti trovi meglio se fai così, noi dobbiamo lasciare il nostro modo di pensare e dire il Signore dice così. Come farò? Tutto il resto sarà dato in più. Il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno. Qui aggiunge che se noi, anche nel nostro cammino,
ci impegna a fare qualche cosa che dobbiamo sostenere delle risorse che Lui ci dà. Un'opera che il Signore mette nel nostro cuore per la causa del Vangelo, non impoveriamo. Gloria al Signore. Secondo la sua gloriosa ricchezza, Dio avrebbe fatto prosperare i filippesi in proporzione alle sue infinite risorse e non lesinando le sue ricchezze. Hai mai visto uno che serve il Signore che gli manca qualcosa? Se lo serve in semplicità, in verità. Alleluia, gloria al Signore. Dio dice nella sua parola, nel Salmo 23,1, leggiamolo. Questo Salmo è conosciuto come è conosciuto quello che ho letto prima. Cercate prima il regno dei cieli e le altre cose vi saranno sopraggiunte. Lo conosciamo a memoria, ma conosciamo a memoria anche questo Salmo. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Ora queste due cose messe insieme, o sono insieme o se no non funziona. Se noi seguiamo quello che dice la parola, ci sono le condizioni per le benedizioni di Dio. I suoi interessi prima, la nostra salvezza prima, le altre cose sono sopraggiunte. Questo dice Dio. In Filippesi dice, secondo le ricchezze vi provvede, e questo antico salmo, che sono 3.000 anni che funziona, il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Ora noi, se stiamo sempre bassi bassi, a chiedere sempre tante cose, e non indirizziamo la nostra vita secondo la guida della parola del Signore, vuol dire che non abbiamo capito niente. Scusa che ti vanto, sorella, scusa che mi vanto, perché mi metto pure io. Se noi facciamo ancora così, che cerchiamo prima le altre cose, io e te non abbiamo capito niente. Ci dobbiamo convertire. Dobbiamo convertire il nostro modo di pensare. Abbiamo bisogno di una conversione radicale, perché li conosciamo a memoria, ma poi in pratica non è vero. Perché quando dice cercate prima il regno dei cieli, vuol dire noi dobbiamo fare così. Lui ci provvede secondo le ricchezze, perché Dio è il mio pastore e nulla mi fa mancare. Se no li conosciamo a memoria, ma stiamo sempre sotto come pezzenti, a dire Signore, 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 dobbiamo fare un passo, dobbiamo salire uno scalino, fratelli, questa mattina. Sorelle, dobbiamo salire uno scalino, dobbiamo tranquillizzarci perché il Signore ci vuole essere di aiuto, però quello parla, ma noi restiamo sempre come quello che va a scuola, fa sempre la prima, la prima, la prima, la prima, non passa mai alla seconda, alla terza, alla quarta. Guardiamo alcuni esempi che ci aiutano, così non facciamo gli stessi errori, perché noi stiamo facendo gli stessi errori che ha fatto il suo popolo. Leggiamo insieme in Esodo capitolo 4, verso 22. Esodo 4, 22. Tu dirai al Faraone, così dice il Signore, Israele è mio figlio, il mio primogenito. Per gli antichi egizi, il primogenito era speciale e sacro.
così siamo noi per il Signore. E il Faraone stesso era considerato figlio unico degli dèi. Ora egli apprendeva che un intero popolo era designato come figlio primogenito di Dio. Ciò significava che era dichiarato e considerato come preminente, con i diritti, i privilegi e le responsabilità della primogenitura. Il Signore decise opportunamente di riferirsi alla nazione di Israele nella sua totalità, usando il singolare per dimostrare che egli agiva come un padre, le aveva dato vita, l'aveva nutrita e la conduceva e la portava avanti. Gloria al Signore. Comprese bene Faraone, comprese bene Israele, comprendiamo bene noi. Nel verso 31 dello stesso capitolo leggiamo insieme: il popolo prestò loro fede, perché parlarono da parte di Dio, essi compresero che il Signore aveva visitato i figli di Israele e aveva visto la loro afflizione, e si inchinarono e adorarono. Ricevettero il messaggio. Proprio come Dio aveva predetto, il popolo credette ai segni e adorò quando apprese che egli conosceva bene la loro miseria. E come partenza non fu male. Si persero per strada. Noi non dobbiamo partire solo con la salvezza, accettare di ricevere Dio come nostro Padre, Gesù Cristo come nostro Salvatore, credere e poi restare per strada. Le procedure dobbiamo seguirle, ci ha chiamati come suoi figli, abbiamo creduto, ci ha salvati, ci ha liberati, ci ha portati fuori dalla schiavitù ed ora ci vuole più tranquilli, ci vuole che noi ci dobbiamo preoccupare di come avanzare nel chiedere le cose che riguardano il regno di Dio, la nostra salvezza, il servire Dio, perché è già sodato che il Signore non ci fa mancare nulla. Sorelle, fatti passare la paura stamattina, frate, fatti passare la paura, perché se tu metti il Signore al primo posto, Lui si è fatto garante che non ti farà mancare mai nulla, mai. Non esiste neppure per dubbio, perché tu dici: ma io mi trovo in questa condizione, ma io sai come mi trovo, frate, ma tu non sai come mi trovo, ma io ti chiedo: dove hai messo tu il Signore? È vero che tu stai cercando prima di fare la volontà di Dio, di cercare le cose di Dio, la salvezza, il battesimo nello Spirito Santo, cosa vuole che il Signore tu faccia, qual è il compito che il Signore ti ha affidato, o continui a miagolare tutti i giorni a chiedere cose senza mai interessarti di cosa vuole il Signore che tu faccia? Non pensi che sia dovuto al fatto che hai messo Dio da parte e gli chiedi solamente col bigliettino quello che ti serve? In questo modo non funziona. Guardiamo in Deuteronomio capitolo 14, verso 1 e 2. Deuteronomio 14, 1 e 2. Dobbiamo riflettere un poco, perché se no facciamo vecchi, facciamo come
il vecchio popolo, 40 anni che aveva camminato con Dio, e ancora era lì che non sapeva manco chi l'aveva creato, e aveva visto cose grandi. Voi siete figli per il Signore vostro Dio. Non vi fate incisioni addosso e non vi radete tra gli occhi per un morto. Verso 2. Poiché tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio, il Signore ti ha scelto perché tu sia il suo popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Non vi fate incisioni, non vi radete. Le due pratiche, incidere la cute e radere il capo, erano tipiche dei riti funebri delle altre religioni. Benché questi gesti potessero essere innocenti in sé, erano però associati ad abitudini e credenze sgradite al Signore. Quante cose il Signore ci dice di non fare? Io ne ho preso una, giusto per aprire l'argomento. Quante cose il Signore ci dice di non fare e noi li facciamo? Cominciamo anche a cambiare quest'altra cosa. Nel verso 2, poiché tu sei un popolo consacrato al Signore, sorelle, fratelli, leggiamolo insieme. Il Signore ti ha scelto perché tu sia il suo popolo prediletto fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Di nuovo, qui la parola del Signore ci ricorda l'importante e speciale rapporto che noi abbiamo con Dio. Più di 250 volte Mosè ripete a Israele l'espressione «Il Signore tuo Dio». Ma questo Signore tuo Dio lo aveva portato avanti con segni oltre la misura che si può immaginare, la stessa cosa che sta facendo con noi. Dio lo tirò fuori con segni, prodigi, miracoli, la manna, l'acqua, le promesse della terra promessa, l'entrata nella terra promessa, la conquista di Gerico in un modo sovrannaturale. 40 anni camminò con Dio, con un Dio che aveva dimostrato di avere tutta la sostanza di essere il loro pastore. Ma ancora quando arrivarono lì, quando entrarono nella città di Gerico, è un segno sovrannaturale. Da quel momento, per tutta l'esperienza che avevano fatto nei 40 anni che hanno camminato col Signore, ma tu pensi quante migliaia di tonnellate di manna scendeva ogni mattina per 3 milioni di persone? Acqua. Non facevano niente, dovevano solo adorare Dio, scomodarsi la mattina per prendere un poco di manna, il venerdì prenderne il doppio ed erano sempre lì piagnucolosi che non andavano. Quando sono entrati nella terra promessa, Dio gli ha fatto ancora constatare qualcosa di anomalo, di sovrannaturale. Adesso la prima città la prendiamo e la prendiamo come Dio comanda. Girano intorno, cadono le mura, entrano dentro, conquistano la città. Tu stai dicendo, ma questo popolo era veramente un popolo balordo, possiamo dire. Fratello, ma dobbiamo stare attenti perché noi stiamo facendo le stesse cose. Il Signore gli dava tutto. E avevano appena visto la grande opera sovrannaturale che Dio aveva fatto, come passarono nella città di Ai
già avevano dimenticato tutto. Incominciarono a perdere le battaglie. Perché? Perché la disubbidienza ci fa perdere le battaglie. Questo lo dobbiamo sapere. Se il Signore ci dice di cercare prima il regno di Dio, gli interessi della nostra salvezza, di come camminare con Dio, di come cercare Dio, di come fare la volontà di Dio, poi ci lamentiamo che non succede. Ma noi siamo un poco come quel popolo. Dio ci voglia aiutare questa mattina a comprendere. Dio è il mio pastore. Abbiamo letto prima. Salmo 23. Leggiamolo questo Salmo. Salmo 23, 1. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Per l'immagine del Signore come pastore ci sono migliaia, centinaia di versi. Salmo 23,1. Ci sono delle immagini nei salmi che si riferiscono a Dio chi era. Nei loro canti essi lodavano Dio come suo scudo, come sua rocca, come suo re, come suo pastore, come suo giudice quando dovevano affrontare dei giudizi, come suo rifugio, come sua fortezza, come suo vendicatore, cioè era lui che dava ragione a chi aveva ragione, come suo creatore, come suo liberatore, come suo guaritore, come suo protettore, come suo donatore, come suo redentore. Tutti questi passaggi nei salmi ci sono le referenze bibliche. Loro lo cantavano, loro lo dicevano, loro lo professavano, ma in realtà non lo vivevano. Questa raffigurazione in questo salmo è impiegata con valenza regale. C'è anche nel Nuovo Testamento, che serve a noi, e lo possiamo leggere, che è riferita a Gesù, e lo possiamo leggere in Giovanni 10:11. Gesù dice a noi: io sono il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Queste espressioni delle immagini di Dio riguardo all'essere il pastore di Israele sono le stesse immagini che si riferiscono al Signore Gesù Cristo e molto di più. Gesù Cristo è il nostro scudo, la nostra rocca, il nostro re, il nostro pastore, il nostro giudice, il nostro rifugio, la nostra fortezza, il nostro vendicatore, il nostro creatore, il nostro liberatore, il nostro guaritore, il nostro protettore, il nostro donatore, il nostro redentore. Solo nei salmi si parla di questi
dati che sono profetici, che si riferiscono a Gesù. Che bello. Non è solo questo. Giovanni 10,11 ci dice ancora di più, che ha fatto qualcosa molto di più di noi, di quanto noi pensiamo. 10,11 dice così, che dà la sua vita per le pecore. Allusione alla morte di Gesù sulla croce come sostituto per ciascuno di noi. Ciò vuol dire che noi, da quanti anni conosciamo il Signore, quando ci dice qualcosa dovremmo subito misurarci per dire: il Signore ha detto così, devo fare così, perché lo ha detto il Signore, perché il Signore ha fatto per noi esattamente come fece per il popolo di Israele, lo chiamò suo figlio come un figlio consacrato, come qualcosa di speciale per lui, però si perse per strada, non arrivò a destinazione, perché anziché avanzare per conquistare la terra promessa, nella seconda città già restò per strada e nelle città più avanti si conformò all'andamento dei pagani che c'erano in Canaan. Che Dio dovette intervenire anziché benedire, dovette incominciare a mandarlo in cattività in più nazioni che lo circondavano. Perché? Perché gli anni che avevano camminato con il Signore non era stato sufficiente per comprendere quanto grande era Dio con tutti i giorni che vedevano le opere di Dio. Dobbiamo stare attenti noi, perché queste cose sono scritte perché noi dobbiamo porre mente. Il Signore Gesù Cristo, colui che ha dato la sua vita per noi, ci dice questa mattina: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Dobbiamo ricordare che qui ci sono le condizioni per le benedizioni di Dio, i suoi interessi prima e le altre cose ci sono sopraggiunte. Questa è la garanzia per tutte le nostre provvisioni o approvvigionamenti. Questo è come il suo patto fatto con noi. Ogni parola di Cristo è un patto che Lui mette a nostra disposizione. Nel momento che noi adempiamo a quel patto e ci muoviamo, allora vediamo la gloria del Signore che si manifesta. Tutte le altre cose, ha detto Gesù. Lo vogliamo leggere? Leggiamolo, 6,33. Matteo 6,33. Cercate, questo serve a noi questa mattina, fratello, sorella, dobbiamo fare un esame di coscienza. È inutile che lo sappiamo a memoria. Il popolo di Israele, abbiamo visto che cantava al Signore tutti quei passi che erano immagini per onorare Dio con la bocca, ma non lo onoravano col cuore. Il Signore ci parla per non ripetere gli stessi errori. Noi cantiamo tanti canti, ci facciamo tutto questo. Abbiamo anche il canto: cercate prima il regno dei cieli e la tua giustizia. E poi quando andiamo non funziona così. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. Queste sono le condizioni. Nel momento che vedi alcune cose che non funzionano, vuol dire che non stai facendo quello. Sì, sì. Perché se Dio è fedele, come lo sappiamo, mo due sono le cose. O Dio non risponde, o noi non abbiamo aderito. O la sua parola non è vera, o noi non abbiamo capito. Il Signore perché ci parla questa mattina? Ci parla perché vuole che saliamo uno scalino in più, viene vicino, ci prende per la mano, dice: dai,
non sta sempre sotto là. Io ti ho elevato, ti ho portato ad un livello più alto. Perché vuoi vivere sempre in una miseria nel cercare le cose che non sono per te? Nel capitolo 13 dell'Epistola agli Ebrei, il Signore è ancora lì pronto. Leggiamolo insieme. 13:20. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù Cristo. Gesù viene a noi per dire: io sono pure risuscitato, sono lo stesso Dio, non sono restato sulla croce, non sono restato nella tomba, sono vivente e la realtà della mia presenza è nei vostri cuori per lo Spirito Santo. Perché non dovete prendere seriamente a cuore quello che io dico? Vogliamo fare come il popolo, come per dire: non fate come il popolo antico e avete visto come cadevano le mura dove solo che avete visto come cadevano le mura, dovevano solo proseguire a testa alta per piacere a Dio e camminare con Dio. Invece andarono in schiavitù, perché non seguivano, perché Dio parlava, ma loro non seguivano. Infatti Dio li manteneva. Noi credenti, ci sono credenti più di 40 anni che continuiamo a camminare, camminiamo sempre allo stesso modo. Ti ha fatto mancare qualcosa il Signore? Ha operato nella tua vita? Noi dobbiamo cambiare. In Ebrei 13:21 ci aiuta ancora a comprendere la grandezza del Signore Gesù. Il Signore richiede che noi perfezioniamo il nostro rapporto con Lui. Vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Lo Spirito Santo ci è stato dato che compie l'opera per conto di Gesù nella nostra vita. Dopo tanti anni che camminiamo con Dio, dobbiamo cambiare musica. Noi ci dobbiamo preoccupare come fare meglio la volontà di Dio. Non ci dobbiamo preoccupare di cosa ci manca. Dobbiamo essere interessati alle cose che il Signore vuole che noi facciamo. Dobbiamo cercare prima quelle cose, un rapporto intimo con il Signore, il battesimo nello Spirito Santo, la via della santificazione. Che compito ci ha dato? Che dono ci ha dato? Risvegliare il talento che ci ha dato. Di questo ci dobbiamo preoccupare noi. Io mi devo preoccupare di come fare meglio il compito che mi ha affidato. Perché se io mi impegno per fare meglio quello che Lui mi ha affidato, Lui mi sa sostenere. Se io invece comincio a gironzolare intorno e mi disperdo, non porto avanti quello che Dio mi ha affidato di fare. Tu ti devi preoccupare di portare avanti quello che ti ha dato, il dono che ti ha dato, il talento che ti ha dato, le ricerche devi fare, devi cercare le cose spirituali prima di ogni altra cosa. Questo dice il Signore questa mattina. Dobbiamo sbarazzarci del vecchio modo di cercare. La parola del Signore ci aiuta, ci rende capaci di comprendere. Ai nati di nuovo, a coloro che hanno iniziato un cammino attraverso la nuova vita di Cristo, in Colossesi capitolo 3, verso 1, ci dice cosa dobbiamo fare. Leggiamolo insieme. Capitolo
capitolo 3, Colossesi 1. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, se abbiamo ricevuto la nuova nascita, se siamo nati di nuovo, cercate le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra di Dio. In Romani capitolo 6, verso 3 e 4, ci aiuta ad indirizzare il nostro cuore verso direzioni che possono funzionare meravigliosamente bene. O ignorate voi che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Leggiamo il verso 4. Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. E dice ancora di più nell'Epistola ai Galati, nel capitolo 2, verso 20. Sono espressioni forti, ma noi col passare degli anni ci dobbiamo arrivare a queste espressioni. Il primo anno non ci riusciamo, il secondo neppure, il terzo neppure, il quinto neppure. Ma quando decidiamo, fratelli? San Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Aveva intrapreso la strada della croce, prendere la sua croce e seguirlo. Meno male c'era arrivato, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. La vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Vivere per un altro scopo, con altri indirizzi, con altre passioni, con altri desideri. Noi invece portiamo sempre il fogliettino e poi ci manca sempre tutto. Dio non ci fa mancare nulla, ma dobbiamo dargli il posto che Lui merita. E questa mattina il suo patto lo ha rinnovato ai nostri orecchi e al nostro cuore. Qui ci sono le condizioni per le benedizioni di Dio. Prima, il regno di Dio, che prenda corpo e forza nella nostra vita, che permei la nostra vita, che il lievito del potere del regno di Dio permei tutta la nostra vita e i nostri desideri, le nostre aspirazioni siano quelle di fare meglio la volontà del Signore. Perché quando noi ci muoviamo così, le altre cose ci saranno sopraggiunte. Questo è il patto che il Signore attraverso le sue labbra ha lasciato a noi. Quando noi cerchiamo prima le altre cose, vuol dire che non abbiamo capito niente. Stiamo facendo come il popolo antico, che voleva fare lui e per fare lui guastava e andava in cattività. Veniva messo fuori dall'area che era sua, veniva deportato, andava ad essere schiavo di altri popoli. Noi diventiamo schiavi del diavolo, diamo spazio al diavolo nella nostra vita e poi alla fine cerchiamo, ma non siamo concentrati, perché il diavolo ci comincia a mettere timore, paura, ci guasta la concentrazione che noi dobbiamo avere, guasta la nostra mente, la dissemina in diverse direzioni. Non riusciamo neppure a concentrarci per sapere come dobbiamo e come dobbiamo servire, come dobbiamo camminare e servire Dio. Ricombattiamo il nostro cuore, ricombattiamo la nostra mente, mettiamoci uniti, togliamo il cuore doppio che abbiamo, il nostro cuore diviso, concentriamolo in una sola direzione. Per dire: Signore, da oggi io voglio cominciare seriamente a fare il cristiano. Niente di più, niente di meno. Un cristiano che prende Dio in parola e dice: Signore, tu dici così, io faccio come tu dici, perché tu mi hai dimostrato che non mi lasci mancare nulla. Quello che io mi devo preoccupare e di mantenere un rapporto continuo con te, e che il mio cuore sia continuamente ripieno della presenza dello Spirito Santo, perché tu mi hai onorato di mettere il divino nell'umano, di fare un innesto speciale
e io ti voglio ringraziare, ti voglio seguire e ti voglio servire. Vogliamo pregare il Signore insieme? Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Fa che possiamo rivedere la nostra posizione davanti a te e da questo momento, Signore, sì, riflettere e dire: Signore, tu mi hai parlato, mi hai preso al momento giusto, da oggi, Signore, diglielo col cuore. Voglio cambiare rotta, voglio cercare prima le cose che appartengono alla salvezza, la mia vita di consacrarla a te, di muovermi in sincerità verso di te per essere il tempio tuo santo. E tu mi hai detto questa mattina che le altre cose me le darai di più. Grazie Signore per la tua parola. Benedicici insieme, te lo chiediamo, Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Prendi nota dove abbiamo letto, così li vai a rileggere e daranno altre informazioni e formazione per un cammino che piace a Dio. Quando noi piacciamo al Signore, il Signore opera potentemente. Matteo 6,33, Filippesi 4,19, Salmo 23,1, Esodo 4,22, Deuteronomio 14, 1 e 2, Salmo 23, 1, Giovanni 10, 11, Ebrei 13, 20, Matteo 6, 33, Ebrei 13, 21, Colossesi 3, 1, Romani 6, 3 e 4, Galati 2, 20. Grazie Signore. Ti voglio ricordare che oggi alle 14:30 c'è la replica di questo stesso messaggio. Se sei stato impegnato questa mattina lo puoi seguire e condividilo con i tuoi amici, faglielo sapere che così possono ascoltare la parola del Signore in questo tempo che non si può andare in chiesa. Almeno ricevono una parte della parola del Signore. E con te, Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale. Pace, Dio ti benedica e buona giornata. Alleluia.